Restare in scia alla Juve risparmiando qualche energia per il Benfica. La soluzione per il Napoli è puntare sulla voglia di riscatto di Gabbiadini, subito protagonista con la frustata sventata dal Sorrentino. Panchina per Milik dunque, ma anche per Ryusai, Allan e Mertens. Chi non riposa mai è Callejon, che riceve la splendida imbucata di Hamsik e con intelligenza premia il rimorchio proprio di Manolo Gabbiadini. Si sblocca l'ex sampdoriano, primo gol in stagione, 21esimo in azzurro, a celebrare la sua 150esima in Serie A. Chievo in difficoltà in questa fase, grande Napoli, Insigne per Hamsik che di sinistro batte ancora Sorrentino, arriva il gol numero 100 in maglia azzurra per Marechiaro, l'83esimo in Serie A per lui, risultato in cassaforte già nel primo tempo per il Napoli. Nella ripresa Callejon prova a rimontare Icardi in vetta alla classifica marcatori, ma il suo sinistro stavolta finisce largo nel finale sul lancio di Radovanovic, scatta sul filo dell'offside Floro Flores, se la cavano con Mestiere, Reina e Koulibaly, finisce 2-0 ed è la nona vittoria consecutiva in casa a cavallo dei due campionati, come non accadeva dal 90 per il Napoli che bracca la Juve.